Ciao, ben ritrovati! Oggi visitiamo Bienno, il Borgo dei Magli e degli Artisti. Facciamo una tappa presso il Colle di Cristo Re, o complesso di Santa Maria Maddalena. Sul colle sono presenti due cappelle, denominate di Santa Marta, quella inferiore, e della Maddalena, quella superiore, una sagrestia e una grotta del sepolcro, costruite dopo la visita di San Carlo Borromeo nel 1580, e la statua dorata del Cristo Re, risalente al 1931, ed alta complessivamente 12 metri, con un'apertura di braccia di 8 metri. Il comune di Bienno si trova in provincia di Brescia, nella Valcamonica, a circa 70 km dal capoluogo di provincia. Fin dalla preistoria la zona era frequentata dagli antichi Camuni. Il territorio è stato segnato nei secoli da diversi popoli, a partire dal XVI secolo a.C., dai Romani, dai Barbari e dai Longobardi. I Benedettini introdussero, a partire dal X secolo, a Bienno l'utilizzo dei mulini, le cui ruote a pale ben si adattavano alla corrente del torrente grigna. Grazie alla ricchezza di boschi che fornivano il combustibile, all'abbondanza d'acqua dalla quale si generava la forza motrice, a Bienno si è sviluppata una fiorente attività economica legata alla lavorazione e al commercio dei manufatti di ferro. Il secolo di massimo splendore per il ricco borgo di Bienno fu il 1400. Infatti rimangono numerose tracce e testimonianze nei monumenti e nelle molte dimore gentilizie. L'avvento però della seconda rivoluzione industriale rese difficile mantenere il passo con l'industria, tanto da costringere gradatamente la chiusura delle quasi totalità delle fucine. Per rilanciare il Bienno, oggi si è pensato al Borgo degli Artisti. È un'iniziativa per la promozione di nuove produzioni artistiche e culturali che intende esaltare il modello della bottega d'artista, ossia del luogo di lavoro e di espressione della creatività. Dove l'artista riesce a trovare nel proprio intimo e nel contesto che lo circonda e lo ospita l'ispirazione necessaria per realizzare nuove produzioni artistiche. Una curiosità, a Bienno nel XVI secolo venne istituito un sussidio a favore delle donne che, non avendo trovato marito, vivevano nelle ristrettezze economiche tramite l'Istituto per le Zitelle.